Devo dire la verità, io non ci credevo che a 67 anni Napoli si sarebbe smobilitata per me, onestamente, non lo sapevo. Un'occasione unica per rivivere insieme i momenti più significativi degli oltre 40 anni di carriera del ragazzo della curva B, Nino D'Angelo. Il concerto allo Stadio Maradona è una festa corale anni 80 in uno dei luoghi emblematici della sua città. Nino D'Angelo sarà accompagnato sul palco dai musicisti Federico Luongo e Domenico Langella alle chitarre, Davide Costaiolo al basso, Carmine Tortora al pianoforte e poi ancora Vincenzo Coppola alle tastiere, Agostino Mennella alla batteria, Paolo Di Castro al sassofono. Alla vigilia D'Angelo appare emozionato e ricorda gli inizi negli anni 70. Era un'Italia davvero razzista, dice, e venivo sempre chiamato Terrone. Voglio tanto bene ai giovani di oggi e dovranno continuare la storia della canzone napoletana. Mi sono preso tutti i pugni, cazzotti, schiaffi, tutte le cose che si erano avvicinate, tutti questi guadagni orologi. E che io voglio bene tantissimo, perché loro dovranno continuare una storia forse più facile, perché la Napoli che ho conosciuto, la Napoli che, dove sono nato io, negli anni 70, l'Italia era ancora più razzista. Io ero il Terrone italiano, Terrone.